Ma c'è una difficoltà ad aprire un'azienda nuova quasi insormontabile. Noi abbiamo veramente fatto una difficoltà enorme, anche se a dire il vero il sindaco ci è stato vicino e ha veramente ci ha messo il cuore per aiutarci. Però oggettivamente è quasi impossibile aprire qualcosa qui in montagna. Ci sono tanti problemi, ad esempio internet che è piuttosto lento, di conseguenza abbiamo la banda larga che possibilmente dovrebbe essere attivata perché è presente ma è silente. Ecco, diciamo che lo sviluppo è sempre legato comunque alle vie di comunicazione. Naturalmente parlando di vie di comunicazione attualmente dobbiamo sicuramente comprendere che le vie di comunicazione telematiche, per cui oltre alle infrastrutture di strade che sono sicuramente importanti, attualmente sta diventando sempre più importante quello che è la comunicazione, per cui un collegamento, una dorsale in fibra ottica per la Valpantena penso che sia una condizione ormai essenziale. Secondo me il problema principale è la connessione ad internet. Mi sembra pazzesco come in un comune come Grezzana, che ormai che conta più di 10.000 persone, sicuramente ci sono tantissimi giovani che hanno bisogno di una connessione internet che sia facile, sì, ma sicura ed affidabile. Io abito a Lugo, abbiamo sì la fibra che passa dalle strade, ma purtroppo non c'è nessun allacciamento, non c'è nessun operatore che si sta dando da fare, diciamo, per darci una fibra che possa avere un costo mensile, diciamo, adeguato. A noi dirigenti e amministratori resta il compito di cercare le opportunità nel mondo. Le amministrazioni locali sicuramente chiediamo servizi sempre più efficienti, non solo per quanto riguarda la viabilità, che comunque è un tema molto caldo negli ultimi anni, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture. Parliamo di internet, considerate che noi abbiamo appunto 5 filiali all'estero con cui siamo connessi direttamente qui in loco, e ad oggi non abbiamo ancora i servizi di internet che siano all'altezza di poter superare brillantemente, insomma, queste tematiche. La viabilità è un po' scarsa, direi, Allora la stiamo aspettando uno svincolo da parecchi anni, adesso sembra che siamo arrivati al dunque e speriamo dunque che nell'anno prossimo si possa risolvere questo problema. Non sarebbe male se si riuscisse finalmente a creare una rete internet più veloce che ci consentisse di essere più solleciti nella comunicazione con questi canali. Questo sicuramente potrebbe agevolare, soprattutto nell'ottica futura, visto che comunque come internet e come sistema di comunicazione è sempre più fondamentale. Diciamo che nel XXI secolo, in un mondo che va avanti molto velocemente, la viabilità e la connessione delle reti risulta fondamentale. Poi chiediamo che sia la possibilità di aiutare le aziende, in che modo? Non solo a poi cercare di dare la possibilità di fare anche delle missioni all'estero, ma anche a livello per esempio di infrastruttura, a livello di internet. La vallata è molto carente di internet, di connessione. È molto importante in questo momento riuscire invece a portare una connessione veloce per poter anche andare su altri mercati.